fare una conversazione da salotto, le prossime saranno da bar, però questa adesso iniziamo in un salotto. Ho come gradita ospite un'amica, una giornalista straordinaria che è anche reporter, che conosce il mondo, che ama gli animali, e quindi trovavo giusto essere lei la mia prima ospite su un tema veramente che mi sta a cuore, che è il bracconaggio e l'estinzione degli animali utilizzati per essere mangiati. Quindi Maria Bologna, giornalista e reporter, è italiana, abita nel Principato di Monaco e conosce non solo il mondo, ma conosce gli animali e li ama molto e fa molto per gli animali anche come benefattrice. Quindi Maria, io oggi volevo parlare un po' con te del bracconaggio. Intanto grazie per aver pensato a me per questa prima puntata. Apprezzo molto quello che fai, Liana, lo sai, da anni ti seguo, lavoro con te, vedo la tua passione in tutto quello che fai, e aver pensato proprio a questo argomento per iniziare dimostra la tua sensibilità all'argomento. Parli di bracconaggio, sì, bracconaggio, già il termine di per sé è abbastanza, lascia pensare abbastanza a quello che può essere il bracconaggio come attività non regolare, no? Quello che è un po' la... Non è regolare, decisamente. E ricordiamoci che nei secoli scorsi le punizioni erano atroci per il bracconaggio. Per quale motivo? Perché gli animali da caccia appartenevano a un signore. Quindi non erano di nessuno, erano di qualcuno. Certo. Perciò chi li ammazzava e non ne aveva il diritto veniva punito atrocemente. Esistono dei testi di legge che sanciscono delle punizioni che andavano fino alla morte o il taglio delle mani. Le più blande erano l'esilio dal posto in cui abitavano. Perché i bracconieri che erano? Erano contadini che in realtà cacciavano per la fame. E da lì bracco, perché utilizzavano questi cani da caccia? Sì, proprio la razza del bracco, che è un bellissimo cane. Assolutamente. E veniva utilizzato soprattutto per la cacciagione da piuma, immagino che era più facile. E qui anche facciamo una parentesi che secondo me è interessante. Spesso nei secoli scorsi morivano di gotta, soprattutto la nobiltà. Cito fra i primi Carlo V, il Re Sole, Luigi XIV. Sì. Sono morti di gotta, ma non perché mangiassero cacciagione come erroneamente si pensa. Esatto, stavo per chiedertelo, dico, perché effettivamente ecco, non era quella la ragione. Non era quella la ragione. È vero che la causa, diciamo, più superficiale era il consumo di cacciagione, ma la vera causa era il modo in cui morivano gli animali cacciati. Si cacciava con le frecce, perciò non moriva subito, l'animale correva per un po' con la freccia o nell'ala o nel fianco. Quindi la sofferenza... La sofferenza nella morte crea tantissime tossine. Per quale ragione adesso i paesi più avanzati come mentalità e come amore per gli animali preconizzano non più il trasporto di animali da un paese all'altro per essere macellati, ma macellati sul posto in cui sono nati? Perché lo stress è al minimo, ecco. Per quanto gli animali in qualche modo, soprattutto in allevamenti intensivi, forse sanno, forse sentono anche questa cosa qui. Chi applica questo modo di macellare gli animali non li allevano in posti in cui sono ammucchiati, li allevano allo stato brado, sull'erba, e quindi hanno creato anche strutture dove la macellazione avviene nelle fattorie stesse. Quindi poi viene venduta la carne, certo, che è una cosa molto più sana, direi, anche più umana verso la morte dell'animale. Ma tornando al bracconaggio, l'animale soffriva, per cui quando mangiavi questa cacciagione, mangiavi anche tutte le tossine. E quindi creava tutto quello che era poi... Esatto. E che comunque il mangiare era cacciare era anche mangiare, non era cacciare per cacciare, l'attività venatoria, no? No, era anche un'attività sociale, e lo è tuttora, per esempio, ecco, nella corona inglese. Uh-huh. Ricordiamoci la famigerata Meghan Markle,
che ha rifiutato di andare a caccia perché lei ama gli animali, non vuole fare la caccia alla volpe, è un'attività anche sociale per loro. La nobiltà va a caccia perché da piccoli sanno cavalcare un cavallo. Modo per ritrovarsi, certo. È un'attività sociale, quindi non è che cacciano per la fame, ovviamente. Ma sviluppa la competizione poi in fondo, no? Il fatto di riuscire a prenderla, cioè si distinguono le due cose. La motivazione è quella di creare un equilibrio ecologico, diciamo, perché certi animali si possono moltiplicare troppo. Anche ai nostri giorni, per esempio regioni come la Toscana, fa una caccia selettiva del cinghiale, perché se i cinghiali si moltiplicano moltissimo, arrivano nelle case, distruggono tutto, arrivano per la strada. Per cui quando la caccia è fatta a modo selettivo per creare un equilibrio fra le varie specie animali, può anche essere un'attività positiva. Questo perché l'uomo si sostituisce alla natura, perché in fondo il cinghiale dovrebbe avere un suo nemico naturale e che probabilmente intervenendo infatti, in qualche modo non... Infatti è così, l'uomo ha squilibrato molto, ma anche distruggendo certi habitat naturali. Allora gli animali si spingono, se non c'è più il bosco vanno verso le zone abitate, verso le colture, verso le terre coltivate. Quindi certo l'uomo ha creato molto, molto squilibrio. Ecco, noi abbiamo parlato molto di animali di bosco, di terra. Sì. Però oggi affronterei più che altro con te il soggetto della mafia dei mari. Ecco, vogliamo spiegare esattamente, già la parola mafia di per sé fa capire che non è un'attività lecita, però quando si parla di mafia nel mare è un argomento estremamente delicato. Sì, mafia vuol dire anche è un'organizzazione di malfattori, ma come dice, sono organizzati. Organizzati, sì. Cioè non sono attività criminali organizzate. Attività criminali organizzati, quindi che posseggono imbarcazioni, attrezzi di pesca, luoghi in cui vengono trasformate questi animali che vengono uccisi. E mi riferisco in particolar modo in primis al cetriolo di mare, che è poco conosciuto, ma molto apprezzato in cucine orientali, per cui ormai sta scomparendo. È un animale molto affascinante perché per difendersi, per esempio, elimina tutti gli organi interni, pensate, perfino gli organi di riproduzione, digestivi, tutto, però si rigenera. Quindi crea, diciamo, un ostacolo tra lui e il predatore, di modo che il predatore si sofferma su quelle che sono le sue iniezioni e quel punto lì si dovrebbe. Però pensiamo che implicazione potrebbe avere per la medicina. Un animale che si autoregenera. Certo. Pensate solo una fettina di questo animale, che poi si rigenera, prende cellule che si autorigenerano. Cosa sarebbe per la medicina? Invece di mangiarlo in una stupida zuppa. È perché fa parte di una tradizione, evidentemente. Sì. Viene usato non solo per il cibo, per essere mangiato, ma anche nella medicina cinese, per esempio. Seccato, trasformato in polvere. E un altro animale simile è l'axolotl. È un animale affascinante, bellissimo. È un pesce, un anfibio. Cresce solo, vive solo in un lago col fondale molto freddo in Messico. E lui, se gli tagli una zampa, ricresce. Se gli tagli la coda, ricresce. Qualsiasi parte. Quindi la natura in qualche modo genera. No, ma è il fascino dell'autogenerazione delle cellule, che io insisto molto su questo, perché quante malattie potrebbero essere guarite oggi? Cos'è il cancro, in realtà? Sono cellule malvagie che mangiano le cellule buone. Pensate se potessimo iniettare cellule che si autoregenerano. Non sarebbe una cosa fantastica? Senza andare tanto lontano, anche la lucertola, per esempio, quando si vede attaccata, stacca la coda, ma la coda ricresce. Per sette volte. Per sette volte. Sì. Quindi il meccanismo. Volta non esiste. Esatto, un meccanismo è particolare, voglio dire. Dimostra che sono animali molto complessi se hanno questa capacità. E quindi, ecco, parlavamo del cetriolo di mare, ma anche lo squalo, forse mi puoi dire tu qualcosa sullo squalo. Beh, assolutamente, c'è stata una grande campagna per difendere lo squalo, perché viene impiegato, soprattutto vengono impiegate le pinne per la cartilagine che contiene, per il fatto che genera, che può aiutare il corpo umano se ingerito, pare,
Non so se questi studi siano verificabili o se veramente è una grande campagna pubblicitaria per distruggere un animale che poi, fino al famoso film Lo Squalo, era sì pericoloso, ma non visto come l'animale più pericoloso del mondo. È più pericolosa la zanzara, no? Se vogliamo vedere. Assolutamente sì, anche perché gli squali, 90% mangiano plancton. Sono pochissimi gli squali predatori e sono predatori solo se vengono provocati. Sì. Gli squali carnivori sono 10%, se non erro, forse 10-12% delle varietà di squalo. Ma quello che è la crudeltà è di tagliare le pine e ributtarle a mare senza pine, perché chiaro vengono mangiati subito dai loro congeneri perché sono senza difesa. E ecco, quello che detesto veramente in queste mafie del mare è questa crudeltà che si applica anche alle balene. Pensate, le balene, mammiferi, un animale meraviglioso, un mammifero che ha latta e che viene cacciato, ucciso subito con una crudeltà che nessun cibo giustifica tanta crudeltà. Ma neanche nessuna fame, voglio dire. Ma non hanno fame, sono popoli ricchi, cioè parliamo di giapponesi, cinesi, tutta gente che ha soldi. Perché in nome della tradizione, ma sapete, non tutte le tradizioni sono buone. Anche l'infibulazione è una tradizione, scusate. Non è che per questo... Assolutamente no. Ecco. Quindi, non tornando alle tradizioni, sì, la tradizione è una gran cosa perché conserva le cose nel tempo, però, ma non tutte le tradizioni, molte nascono da ignoranza. Quindi, e vengono perpetrate nei secoli. Sì, e poi anche quando si ha coscienza che non è bene, la scusa è quella che si perpetra una tradizione. Nel caso della balena, ritornando sulla balena, c'è nel Mediterraneo, come ben sai, c'è un'area che è definita santuario dei mammiferi, il Pelagos è l'entità che la gestisce, poi c'è anche Acobams, poi c'è Ramos, ci sono tante entità extra nazionali che fa parte poi di accordi, Principato di Monaco è esemplare. Beh, per questo. Il Principato di Monaco è all'avanguardia, bisogna riconoscere questo. E sono molto contenta che noi abitiamo in questo luogo bellissimo dove c'è molta cura per gli animali, per la natura. Il nostro principe stesso è molto attento, molto sensibile alla bellezza della natura, all'importanza degli animali, al mare. Quindi abbiamo il museo oceanografico che è bellissimo e che consiglio a tutti di visitare, il museo oceanografico di Monaco. E quindi insieme alla balena parliamo anche un po' dei delfini. Altri cetacei meravigliosi. Cetacei meravigliosi che anche loro in certi luoghi del mondo vengono mangiati. E io vi do un consiglio a tutti i nostri telespettatori. Quando comprate tonno, cercate di comprare tonno albacore, quello su cui scrive albacore. Ah, sì. Perché sono le uniche varietà di tonni che non stanno insieme ai delfini. Gli altri tonni, quando vengono cacciati in modo tradizionale con le reti, per esempio... A strascico, che sono un altro modo terribile di vietato pescare. Peraltro, perché l'Acobams sì, l'ha vietato, ma... Insieme a loro ci sono anche delfini e non tutti i pescatori hanno il buon senso di ributtarli a mare. Molti li vendono a peso d'oro. E devo dire, è successo a me in dei ristoranti in Florida, dove il cameriere ti diceva, guardi, fuori carta c'è anche delfino, che però è più una varietà, si chiama vaquita. Cioè un delfino di è questa sempre varietà, un mammifero però. È sempre un mammifero e sempre un delfino di una varietà. E che viene cacciato di frodo, mangiato, offerto in certi ristoranti senza scrupoli. E ecco, quindi... Ma il problema poi di fondo è che anche quando vietano, perché sono vietate certe pratiche nel mare, non essendoci una sanzione, e comunque anche presi colti sul fatto, cosa succede? Niente, perché come multe, hai detto... Multe e può essere anche prigione, però. Però dipende la cosa... dai paesi. Il guaio sono i pezzi di mare o di oceano che non appartengono a nessuno. Perché se noi guardiamo anche la storia, perché le balene si stanno estinguendo e le mucche no? Perché le mucche appartengono a qualcuno, le balene no. Perché i bisonti si sono estinti? Non appartenevano a nessuno, quasi estinti. Per fortuna ci sono varietà di razze di bisonti che sono
sopravvissuti, ma i bisonti, quelli della scoperta delle Americhe, dei pelle rossa, del Nord, certo, non appartenevano a nessuno, quindi venivano cacciati senza criterio per la pelle, per la carne. E la stessa cosa oggi, per cui torniamo un po' anche all'importanza della proprietà privata. Perché la proprietà privata salva le cose? Perché, parlando più largamente della politica, che fa molto male alle cose, dobbiamo riconoscere la politica. Perché le monarchie sono più morali delle repubbliche. Perché nella monarchia, quando ci sono dei re e principi illuminati, sicuramente succede. Nella monarchia esiste l'idea di tramandare ai propri discendenti un paese con tutto quello che contiene. Nelle repubbliche molto spesso la classe politica che è al potere cerca di accaparare il più possibile per il proprio uso, senza interessarsi di cosa sarà dopo di loro. Il problema è anche non quando sono tante entità che, come il mare, essendo nel diritto internazionale di nessuno. E di nessuno. E di tutto e di nessuno. Ma quindi, è la confusione questa, che è una cosa che non è, in realtà è di tutti. Quindi una cosa che è di tutti. È un po' come la gente che butta cartacce dalla macchina in corsa sull'autostrada, perché invece l'autostrada è di tutti, non è che è di nessuno. Certo. Per cui è la stessa cosa un po', ecco. E poi ci sono i cavallucci marini, anche sì, l'ippocampo. Sì. Tu ti ricordi perfettamente che il nostro principe si è immerso lui stesso per proteggere una piccola colonia di ippocampi. Parlavamo di monarchi illuminati, lui lo è. E poi lui dà l'esempio. È un proprio buon esempio. Scendendo giù nel mare, ovvero, sappiamo che il mare della costa del Principato non è profondissimo, però comunque il fatto di aver voluto lui stesso portare giù questi piccoli cavallucci marini, che poi sono degli animali preistorici, no? Sono animali straordinari e vengono usati, ecco, non è che sono mangiati, ma seccati, usati in modo decorativo oppure sempre per la famosa medicina cinese. Sì. Io me li ricordo ai tempi quando c'erano questi piatti enormi dove veniva messo, purtroppo, la stella marina, il cavalluccio marino, e si regalavano, no? Si regalavano. Si regalavano. Sì, come ma souvenir. Erano secchi. Sì, sì, però sì. Era vivo. Souvenir di mare, sì. Era vivo, come era viva la stella marina. Sì, quando venivano pescati, sì. Sì, sì, e venivano incollati su questi piatti, molto kitsch, però sì. Uno andava, soprattutto alla Riviera Romagnola, mi ricordo questa cosa. Si vede che lì crescevano. Ce n'erano tanti, sì, sì, sì. Beh, certo, stelle marine a volte sono anche morte sulla spiaggia, allora vengono raccolte. Chi l'ha più vista? Io mai no, più non vista. E anche io mai più viste le stelle marine. I granchi, mai più visti i granchi, sì. Mai più viste. C'erano quelle bellissime conchiglie, mai più viste, ma da nessuna parte delle nostre coste. Forse in Sardegna e in certe coste della Sicilia, forse in Corsica, non so. Però la maggior parte della nostra penisola italiana. Ecco, a proposito di penisola italiana, un altro rimario sono anche datteri di mare, che sì, sono prelibati, però andrebbero pescati solo nei periodi in cui è permesso pescarli. E poi il fatto di rompere queste rocce, questi coralli, sì, che anche il corallo stesso è un essere vivente. Sarà una puntata a parte, Maria. Avrei riservato una puntata a parte al corallo, perché ne vale la pena. Solo quindi il corallo, sì. Parleremo solo del corallo in una puntata separata, perché è una cosa che dobbiamo far conoscere alla gente e che devono avere rispetto per il corallo. E avranno delle sorprese sul corallo, perché non belle, si aspettano, sì, anche qui, che cosa fa il Principato di Monaco per i coralli. Sarà molto importante questa puntata e la riserviamo per il futuro. Quindi comunque oggi direi che abbiamo fatto una piccola un escurso, sì, una piccolissima incursione fra i crimini legati a efferati animali e ancora non efferati e che però potrebbero cessare se la gente prende coscienza anche a ispirare gli altri, a rispettare i fondali marini, a rispettare gli animali, a rispettare gli animali che si stanno estinguendo come quelli che abbiamo citato in questa puntata. Quindi ringraziamo molto Maria per la sua presenza. Grazie e per le notizie invitata. Che ci ha portato sul Principato, sul Principe Alberto. E ci riserviamo di avere una nuova conversazione, questa volta sarà al bar, sui coralli. Alla prossima. Grazie ancora dell'invito.